Pronto? Giusy? Sì. Piccolina, sono Renato. Sei diventata la star d'Italia e ti meravigli che papà Renato ti chiama? Come stai, amore mio? Io sto bene, tu come stai? Sei contenta di tutto questo grande successo? Sì, contentissima, bello, cercavo da tantissimo tempo, speravo. Io ti posso dire una cosa, da vecchio mestierante quale sono io, che i tuoi dati di vendita, ti posso dire la verità, sono dati di vendita che non si vedevano dall'epoca di papà Renato, quindi questo ti fa onore e non grazie. Fa altro che dar conferma delle tue qualità vocali, non facili da trovare, ma soprattutto non è facile da accorpare il cuore alla corda vocale, e questo ti fa onore, la gente l'ha saputo e ti ha voluto ringraziare. Che e io bello, ti dico grazie del complimento. Ma io... tu ti ricordi che ci siamo conosciuti un po' di anni fa a Roma? Sì, Giussi, ma io tu devi sapere, papà Renato, che io conosco talmente tante di quelle persone al tempo, me l'ha detto pure Mara di questa cosa qua. Io, a esserti sincero, perché a me piace percorrere sempre strade della sincerità, non mi ricordavo. Non ti ricordo. Poi tra l'altro ero bionda quando ci siamo conosciuti, allora, per cui figurati. Non avevo appigli su cui far andare la mia memoria, quindi eri pure bionda, capirai, insomma. Al volo, so che sei indaffarata, siccome io ho avuto delega di fare un concerto a sera di Natale alla Sala Nervi, allora sto contattando tutte le persone che secondo me sono meritevoli in tal senso. Per me sarebbe un onore, ma penso per tutti gli italiani, avere voce tua a notte di Natale è un regalo che più regalo non è. Grazie. Io, siccome vorrei fare un medley con te, un duetto con te su novembre, se per te va bene, poi come la potremmo fare insieme? Così io me la fisso, poi con Renato Serio vado a provare, che si è preso una sala di incisione a testaccio Renato Serio, allora ci vado a provare pure oggi pomeriggio con lui. Mi fai l'inciso, io mi inserisco, vediamo se per te può andare bene. A novembre la città si spense in un istante. In un istante! Ti piace? Vai, vai, continua, perché mi piaceva sta cosa un po' incazzata, capito? Da più spinta alla canzone. No, ma non la stavo facendo incazzata, la stavo cantando con sorriso. So io che so in un istante, io faccio dei rafforzativi, rifamo un attimo, scusami. A novembre, vai. La città si spense in un istante. In un istante. Tu dicevi basta, io restavo inerme. Inerme. Il tuo ego è stato sempre più forte. Di ogni mia convinzione. La convinzione non è qualcosa di me. No! Giussi Ferrero! Mancheri! Ferrero! Crochet! Ti è piaciuta? Sì! Allora, amore mio, senti un po', il numero che ti è apparso in sovraimpressione sul telefonino, segnatelo, perché mi puoi richiamare appena finito? Perché io sono Renato, ma Renato Zero di RDS, amore mio.